mia accademia finisce prossima settimana. Doveva andare così. E se mi rotto cazzo, ma ce ne abbiamo tutta a male, che sono fuuuuto, finito l'accademia. Sul mio canale, il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Mamma mia, chef Begali in azione. Questi sono gli spinaci che vi dicevo che avevo trovato in offerta a 99 centesimi e li sto finendo. Stasera vado di piadinazza, visto che sono celiaca. Piaceri mediterranei, senza glutine, gluten free, piadine integrali. Mi sto finendo i pomodori che sono anche già pronti. Mi faccio una piadina con letteralmente le cose che ho avanzato in frigo. Your every breath that I take, notte alte sono sveglia, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Detto ciò, benvenuti in un altro vlog. Questa è la maglietta che ci hanno dato alla prima. Ok, facciamo partire l'intro. And let's get started. Qua mi denunciano, sicuro. Ho deciso di accendere la telecamera. C'è un tramonto pazzesco e sono fuori a godermi la mia Roma. Sono molto molto malinconica in questo momento. Mi viene da piangere, in modo amorevole, ecco. Perché domani abbiamo un esame in accademia, abbiamo un esame di recitazione con il nostro insegnante di recitazione principale. Lui è stata e rimarrà sempre la mia persona di riferimento. È da gennaio, continuo a ripeterlo, ma vi assicuro da gennaio che io non mi fermo un attimo. Sono sempre andata a lezione, ho sempre fatto mille cose, ma mai rendendomi conto che effettivamente stiamo arrivando ad una fine. La mia accademia finisce prossima settimana e mi fa molto strano dirlo. Pensare al fatto che domani sarà la mia ultima lezione di recitazione con il mio insegnante, e mi dispiace perché vorrei continuare a studiare con lui fino all'infinito. Non voglio che arrivi domani, perché so che andrò a lezione, sarà la mia ultima lezione in accademia con il mio insegnante. Sto pensando proprio a tutto il percorso che io ho fatto. Raga, un aereo sopra, guardate. E vogliamo parlare di questo aereo che sta passando proprio di fronte a me. OMG, mamma mia che zoom. Ho un po' paura, siamo quasi alla fine. Quindi ho 18 miliardi di pensieri. Tipo, mio Dio, dopo che cosa succederà? Oh my goodness gracious. È proprio la consapevolezza del fatto che finisci un percorso e una persona che eri solita vedere tutte le settimane in accademia non la vedi più, non la vedi più come prima. Non ho altro da dire, il mio confessionale finisce qui. Probabilmente anche tanti di voi finiranno, non so, il liceo, le medie, l'università, e quindi magari in qualche modo un'accademia, quindi in qualche modo vi sentirete un po' come me, quindi facciamo solidarietà tra fratelli, insomma, nei commenti. Sarà, sarà, whatever will be. Doveva andare così. Abbiamo finito. Ieri non ho pianto. Ma oggi è tanto sia per ieri sia per oggi. No, dai, vi prego. Raga, sono con i miei boys. E abbiamo avuto, mamma mia, abbiamo avuto una delle ultime lezioni di recitazione e io oggi ho pianto, ce l'ho fatta. È una settimana che abbiamo di esami, io domani mattina ho l'esame di dizione. Però boh, raga, che strano, cacchio, anche perché oggi abbiamo avuto l'insegnante che abbiamo avuto nella nostra prima lezione di recitazione in accademia. Ragazzi, la verità è che ci abbiamo rotto cazzo, ma ce ne abbiamo tutta a male, che sono fuuuto, finito l'accademia. E prima che arrivi il diluvio, voi vedete dei colori molto belli. Di fronte ho praticamente un sole fotonico, mentre qua dietro tra poco scende il diluvio universale. Questo qua è il microonde che c'è, praticamente esploso, si chiama Italo, ce ne dobbiamo liberare. In realtà sta diventando praticamente un soprammobile. Mi siedo qua. È tornato, lo sapete che Pierre è tornato per andarsene via per due fino mesi a luglio, due mesi set di un film. Ciao Roma, bravo, amo sto ragazzo. Tu da dov'è che vieni? Io vengo da Spinazzola, è un meraviglioso paesino della Puglia di 6.000 abitanti. E gli vogliamo fare i complimenti perché sto ragazzo qua è la dimostrazione, e io ci tengo a condividere queste cose sul mio canale. Lui è partito dal niente, si è costruito tutto da solo, ha già iniziato a lavorare per un film e partirà tra poco, e sta due mesi su un set. State sul pezzo, seguitelo su Instagram perché lui vi saprà dire alcune informazioni se volete magari fare qualche comparsa, forse qualche comparsa se siete interessati. Il mondo del cinema
prima è difficile, ma con tanta forza e dedizione si può fare. Se dovessi tu da regista, che consiglio daresti a ragazzi che hanno il tuo stesso sogno, la tua stessa passione, magari che non hanno ancora il coraggio? Studiare è la cosa principale, di prepararsi, fare tanta esperienza, cioè prendete anche un iPhone, iniziate a girare la qualunque, sperimentate soprattutto, abbiate il coraggio di fare tutto, di lanciarvi, raga, e di non stare, raga, dai, tutta. Io e Diletta facciamo una diretta. In realtà c'è un'altra coinquilina, ma voi non saprete mai chi è. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Stiamo andando a vedere Virginia Raffaele al Teatro Brancaccio. My idea. Perché così diamo rivederci ufficiale a questo giovincello. Adesso incontriamo una persona che avete già conosciuto e già visto su questo canale. Vi dico solamente un fun fact: quando ero venuta l'ultima volta al Brancaccio, ancora tipo a vedere Aladdin, avevo visto che ci sarebbe stata Virginia e mi ricordavo che ci sarebbe stata lei, perché io ve lo giuro, è una vita che sogno di vederla. Adesso aspettiamo persona X, che ovviamente ha lui i biglietti, e andiamo. Yes, c'è un sacco di gente, adoro, vai Virzi. Ecco arrivato il nostro Salvatore con i biglietti. Allora, finora noi siamo sempre stati in prima fila, perché of course vi voglio far vedere la view. Vai Virzi, noi siamo qua per sostenerti. Allora, era veramente da tanto tempo che non andavo a vedere uno spettacolo del genere. Non dico che Virginia Raffaele sia una certezza, perché questo è abbastanza palese. Io seguo Virginia da veramente tantissimo tempo. Tra l'altro mi ricordo che l'avevo pure vista in arena quando c'era stata tipo una finale di Amici. Dopo questa sera penso che Virginia si sia veramente conquistata il podio nel mio cuore di una delle professioniste, nonché idole, più potenti che io abbia mai potuto conoscere. Raga, io questa sera ho visto uno spettacolo pazzesco, sono morta da ridere. La ringrazio per avermi proprio concesso una serata di risate pure. Ci tenevo proprio a condividere le mie sensazioni, caldo. Veramente tanta roba. Virginia, complimenti. Spero un domani di avere l'onore di lavorare con te. Lo spero con tutto il mio cuore, perché sei fenomenale. Tutto questo anche per dire che suggerire di andare a teatro, di andare a vedere spettacoli, di andare al cinema, perché sono queste le cose che poi ti motivano, ti spronano, ti aprono la mente, ti danno degli stimoli. Devo dire che a me è anche servito, perché mi ha dato molta carica. Il 28 maggio esibiremo davanti a un pubblico al Teatro Conciliazione, che ha più di 2000 posti. Aiuto. Quindi sarà una bella emozione. Tardi. Raga, sono in fissa con Doc. Io, c'è la fiction di Rai, c'è la serie TV, ma che fiction? Cioè, io sto in fissa, ve lo giuro, perché io vado a periodi. Sono in fissa, oltre che con la serie di per sé Doc, ma proprio con Matilde Jolly, cioè I love you girl. Cioè, questa sera sono tutta female power con le girls. Però tra Virginia Raffaele, Matilde Jolly, raga, cioè girls, io spero un domani di lavorare con voi. Passo e chiudo, perché devo finire la puntata di Doc. Stavi soffrendo tu, più di tutti. Sì. I have my coffee over here. Oggi a Roma 45 gradi, c'è un caldo fotonico. Ho fatto l'esame di dizione e è andato. Devo farmi la valigia e devo muovermi, perché domani io vado a Milano. Però non vi dico mai perché, infatti non so perché, non l'ho ancora detto. Domani ho uno shooting e insomma sarà veramente veramente figo. Infatti non vedo l'ora di condividere everything with you, però non so se in questo vlog o nel prossimo. E niente, la cosa bella è che alla sera, insieme ad Anna dei Nirkyop, che avete visto insomma su questo canale un paio di mesi fa, saremo tutte presenti a questo festival del cinema che si svolge a Milano, che si chiama Sguardi Altrove. E la cosa bella, perché io ci sono, perché hanno aggiunto una categoria diciamo un po' più social, quindi io e Anna saremo lì come in veste di rappresentanti di questa categoria. Poi da Milano mi sposterò a Verona, poi tornerò a Roma. Non vi voglio dire niente, perché tanto ormai con questi vlog io sto riprendendo alla grande, perché mi sto divertendo un sacco. Quindi 1, 2, 3, let's freaking go. Allora, io sono arrivata a Milano e c'è una persona che è con me, la Virgi. Siamo arrivate all'Hilton Hotel, perché wow. Sì ragazzi, sì, all'Hilton. Siamo qua per un super shooting e rispetto al solito abbiamo una location e abbiamo anche gli outfit ed è un upgrade incredibile, quindi raga, continuate a credere nei vostri sogni, perché ce la facciamo. Quindi adesso facciamo partire un montaggio. 3, 2, hai capito, let's go.
Allora, this is my first look. C'è la Virgi che è andata in cerca di un coffee. Mi sono fatta un minimo di trucco e parrucco. Mi sono lisciata i capelli. Di notte sono andata a dormire con i capelli bagnati. Questa mattina mi sono svegliata che avevo un po' il capello un po' pazzerello, ecco. Sto riscoprendo pian piano la piastra. Tra l'altro ho quella di GHD. Aspettiamo la Virgi e poi... let's go with the flow. Sono seduta per terra. Great. Comunque io dopo essere stata ambassador Win 3 non c'è niente da fare, questo colore è il mio. Abbiamo fatto delle foto spaziali. Seguite Virginia Bertoldi su Instagram. Mi sento in American Horror Story perché abbiamo fatto alcune foto veramente inquietanti in senso positivo. Così belle che proprio io non ne ho di foto così. Cioè girare negli hotel è pazzesco, veramente. Niente, è veramente fotonico. Siamo a Milano, io e la Virgi. Hi. È sempre così bello tornare a Milano. Adesso ci siamo prese pausa pranzo perché siamo andate in un altro hotel. Perché io sono stata ospitata, diciamo, dal festival. Quindi siamo andate, diciamo, in giro con la valigia. Ragazzi, un caldo, non vi dico, veramente. Che dire, io dietro la telecamera c'è la Virgi. Ho l'outfit ready to go. Mi salva sempre in corner. È stata una giornata veramente intensa, lunga, però molto divertente. Tra l'altro c'è stato un caldo incredibile oggi a Milano, che da una parte ci ha aiutato perché c'è stato il sole, però dall'altra parte c'è un caldo, raga, che literally we were dying. Tra 10 minuti parto dall'hotel e si va al festival del cinema Sguardi Altrove, quindi spero di incontrare alcuni di voi. Quello che mi viene da dire è che adesso il video si chiuderà con un montaggio probabilmente di me a questa sera. Vediamo come, non so quanto riuscirò a vloggare, I really have no idea. Però vi voglio ringraziare per essere stati con me anche oggi in questo vlog, in questa settimana un po' pazza da Roma, Milano, Verona, non so sa. Però quello che mi viene da dire è thank you guys for watching and see you guys next time. I love you, bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heartstrings.